Cordiale buonasera a tutti voi. Quest'oggi, e lo abbiamo visto, la giornata è risultata in buona parte soleggiata grazie all'intervento di una fascia di alta pressione e sull'Europa centrale e sulla Svizzera. Abbiamo avuto delle temperature decisamente gradevoli, attestate attorno ai 23-24 gradi sulle pianure del Basso Ticino. Una lingua di alta pressione ricopre dunque la regione alpina, ma questa tende ad indebolirsi rapidamente, mentre la depressione che qualche giorno fa ha sviluppato dei rovesci estesi a sud delle Alpi, ha spostato il suo centro verso la penisola iberica. Notiamo tuttavia, grazie alla rotazione delle nubi, come questa tenda di nuovo a tornare verso oriente, verso il Mediterraneo occidentale, e come la nuvolosità associata tenda nuovamente a spingersi verso il settore alpino. E domani il fronte freddo associato a questa antica depressione avrà già oltrepassato il nostro paese e di nuovo affluirà dell'aria umida che determinerà una nuova copertura nuvolosa sulla regione alpina, una copertura nuvolosa che riguarderà soprattutto il settore sudalpino e che sarà associata a delle piogge diffuse ed insistenti, mentre dei rovesci a carattere di intermittenza o alternati a schiarite saranno in atto anche sul settore nord e entro sera anche sulla fascia più orientale del nostro paese. Vediamo dunque il quadro inerente alle temperature. Per domani non si prevedono diminuzioni al nord, con minime attestate fra 12 e 16 gradi e massime fra 17 e 23 gradi, mentre si stima una diminuzione termica al sud nelle ore centrali della giornata, con valori vicini a 17-18 gradi sulle regioni di pianura. I venti si orienteranno a sud-ovest a tutte le quote ed avranno una matrice temperata, mentre lo zero termico si manterrà stabile alla quota dei 3.200 metri. Ma passiamo dunque alle giornate successive a domani. Iniziamo con la giornata di domenica del settore nord, ancora nuvolosità variabile, quindi rovesci alternati a schiarite, e per lunedì si riconferma l'instabilità atmosferica. Lo stesso vale per il tempo previsto nelle Alpi e al sud, quindi nuvolosità variabile sia domenica che lunedì, e quindi ancora momenti di sole associati a rovesci residui. Poi martedì e mercoledì ecco il passaggio a tempo più soleggiato in tutta la Svizzera. Ci sarà un rialzo delle temperature a tutte le quote e con lo sviluppo però di nebbie sulle pianure nordalpine. Bene, è tutto per il momento. Io vi lascio in compagnia dei nostri programmi e vi aspetto subito dopo il TG Notte. Arrivederci.